Statevi di buon animo, abbandonatevi sul cuore divino di Gesù e tutta la vostra cura lasciatela a Lui. Tenetevi sempre sull'ultimo luogo, tra gli amanti del Signore, stimando tutti migliori di voi. Rivestitevi di umiltà verso gli altri, poiché Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili. Quanto più le grazie e i favori di Gesù crescono nell'anima vostra, tanto maggiormente dovete umiliarvi, tenendo sempre voi l'umiltà della nostra celeste Madre, la quale nell'istante che diviene Madre di Dio si dichiara serva ed ancella del medesimo Dio. Nelle cose prospere ed avverse che vi avvengono, umiliatevi sempre sotto la potente mano di Dio, accettando con umiltà e pazienza non solo quelle cose che vanno a secondo del vostro gusto, ma ancora accettando con umiltà e pazienza le tribolazioni tutte che Egli vi manda per sempre maggiormente rendervi a Lui più accetta e sempre più degna per la Patria Celeste. L'essere tentata è segno evidente che l'anima è ben accetta al Signore. Il tutto poi accettate con rendimento di grazie. Non crediate essere questa una mia semplice opinione, no. Il Signore stesso ne ha impegnata la sua parola divina. E perché tu eri accetto a Dio, dice l'angelo a Tobia, ed in persona di Tobia a tutte le anime a Dio creare, fu necessario che la tentazione ti provasse. Confortatevi adunque, dilettissima figliuola di Gesù, e gioite ancora anche in mezzo alle stesse tentazioni e tribolazioni, ben sapendo essere tutto questo un tratto singolarissimo della bontà del Padre Celeste verso la vostra anima. E in tutto rendetene sempre grazie a questo sì buon Padre per mezzo del suo dilettissimo figliuolo Gesù Cristo. 29 gennaio 1915, ad Annina Rodote, Epistola terza, pagina 48. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Contribuisci anche tu a diffondere la parola di Dio. Iscriviti al canale, attiva la campanella e inizia a condividere la parola di Dio con tutti i tuoi amici. Grazie di esistere.